Lorenzo Spolverato rivela al Grande Fratello di avvertire un distacco da parte di Shai Lagatta nei suoi confronti e un avvicinamento della ballerina all'ex tentatore Javier Martinet. L'amicizia nata nella casa del Grande Fratello tra Shai Lagatta e Lorenzo Spolverato è già giunta al capolinea. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, il concorrente milanese ha confessato di aver avvertito un distacco della ballerina nei suoi confronti per colpa di Javier Martinet. Lorenzo prende le distanze da Shaila al GF. Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 26 settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella casa, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a delle confessioni riguardanti il suo rapporto con Shai Lagatta che hanno destabilizzato e spiazzato un po' tutti. Parlando con Jessica Morlacchi, Ilaria Clemente, Giglio, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti nella casa del Grande Fratello, Lorenzo ha rivelato di aver percepito un allontanamento da parte della ballerina Shaila e che la causa di questo distacco sia l'avvicinamento di lei a Javier Martinet. Quando abbiamo ballato insieme mi sono reso conto che il nostro feeling si è rotto, anche a livello fisico. Quella è la mia conferma del fatto che lei preferisce Javier. Ho fatto tutto da solo. Io con Elena mi doso molto perché anche io sono una persona rispettosa. Io comunque non sono fidanzato. Per me è una parentesi chiusa. Peccato, sarebbe stato bello conoscerla un po' di più, Jessica Morlacchi dalla parte di Shai Lagatta. Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lorenzo Spolverato sul comportamento assunto da Shai Lagatta, Jessica Morlacchi ha deciso di intervenire per dire la sua. La cantante non ha criticato la ballerina, anzi ha sottolineato come lei sia stata corretta e rispettosa nei confronti del milanese dopo averlo visto in situazioni intime e confidenziali con Elena Prestes. Dopo che ti ha visto così con Elena, chi è che avrebbe dovuto preferire scusami? Shaila è una persona rispettosa. A lei piace Javier, punto. Il loro rapporto è davvero un capitolo chiuso o i due riusciranno a riavvicinarsi? Una cosa è certa. Alfonso Signorini affronterà l'argomento durante la diretta di stasera del Grande Fratello.